Il rinvio di un anno delle concessioni balneari, deciso a febbraio dal governo con il decreto mille proroghe, è in contrasto con il diritto europeo. Lo sostiene la Commissione europea in una lettera inviata all'Italia, per cui la scadenza delle concessioni deve rimanere il 31 dicembre, decisa dal governo Draghi. Per la Commissione, le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della scarsità delle risorse naturali, devono essere rilasciate per un periodo limitato e con una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi. Il governo attualmente in carica aveva inizialmente contestato questa impostazione, dicendo che non c'era scarsità e aveva fatto una mappatura del demanio marittimo, che ha appurato come il 67% dei litorali italiani sia libero. Quindi la concorrenza sarebbe garantita senza toccare le concessioni. In molti però hanno fatto notare come fossero considerate in questa selezione anche aree difficilmente balneabili o aree protette. Una svolta che era abbastanza prevedibile quindi, perché da molti anni che l'Unione Europea sostiene questa posizione e, seconda di Consum, è una grande possibilità per tutti. Si aprono dei bandi che devono essere a punteggio, non al minimo ribasso, dove le strutture devono essere facilmente ammovibili, leggere, strettamente necessarie per il periodo della balneazione, perché le spiagge devono essere fruibili poi durante il periodo non balneabile. Le mareggiate saranno sempre più impetuose perché i cambiamenti climatici sono questi. Si è costruito sulle spiagge opere incongrue che non ci devono essere. L'altro aspetto, il fatto della cadenza fa aprire il discorso dell'inserimento di spiagge libere. Quando io in Liguria mi sono portato a casa la legge del 2008, che prevedeva, perché la competenza regionale, la percentuale del 40% tra libere e libere attrezzate. Il problema è che i stabilimenti insistevano e quindi le concessioni andavano avanti all'infinito. Salvetti chiama in causa la politica e chiede perché non si sia fatto nulla in questi anni contro l'interesse dei cittadini e mettendo in difficoltà anche i balneari, visto che al momento non ci sono ancora i criteri per i bandi. Guardi che oggi questi signori che dicono qui arriveranno i leoni, i grandi capitalisti, a parte nei decreti attuativi che non l'hanno fatto, noi avevamo chiesto bene, ogni comune una sola licenza. Lei guardi già bene ora che sulle 14.000 concessioni sono in mano 6.000. Al momento la Commissione europea ha pubblicato la lettera ma non ancora le motivazioni. Una volta che ci saranno queste, il governo avrà 2 mesi per rispondere.